Allora, PUSH è un laboratorio di design per l'innovazione sociale. L'idea ci è venuta, diciamo, quasi per caso, nel senso che noi abbiamo avuto l'opportunità circa 7 anni fa, quando abbiamo cominciato la nostra attività, di vincere un bando promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca per un progetto di ricerca legato al tema dell'innovazione sociale. Il progetto si chiamava Traffico 2 ed era legato alla mobilità. A partire da quello abbiamo detto perché non utilizzare e applicare lo stesso metodo anche ad altre tipologie di progetto, perché non creare un gruppo di giovani ricercatori che cerca di sviluppare progetti e idee per migliorare le città e rendere i cittadini più felici. Con questa idea si è sviluppata PUSH e dopo 7 anni oggi possiamo dire che stiamo riuscendo, non con poca fatica, nel nostro intento. Palermo l'abbiamo scelta perché molti di noi ci sono nati. Altri ci hanno ormai vissuto, ci vivono ormai da tantissimi anni perché hanno studiato, ormai sono trasferiti qui. Però sin dall'inizio una delle nostre idee fondamentali era quella di stare a Palermo. Volevamo, oltre a lavorare vicino ai nostri cari, ai nostri amici, ma anche contribuire in un certo qual modo a far sì che la realtà, il nostro territorio potesse migliorarsi. L'idea appunto di un laboratorio di innovazione sociale a Palermo serve a portare progettualità all'interno della nostra città, anche in altri contesti per carità, ma il fatto di farlo qui ci consente di investire sul materiale umano, quindi sui giovani talenti e ricercatori che sono qui, e anche provare a portare un impatto positivo all'interno della nostra città. Siamo molto ambiziosi perché la sfida di restare sostenibili nel lungo e medio periodo, di crescere, di avere un gruppo sempre più nutrito di persone, non è facilissima, quindi ovviamente ogni anno è sempre una sfida a crescere e sviluppare ancora nuovi progetti. Però devo dire che dopo tutti questi anni, considerando da dove siamo partiti, possiamo dirci abbastanza soddisfatti oggi. Tra i progetti più importanti che stiamo sviluppando, uno in particolare a cui siamo molto legati, è uno degli ultimi che abbiamo cominciato a fare, è cominciato 1 anno e mezzo fa, durerà per un altro 1 anno e mezzo, si chiama MOVE ed è un progetto per incentivare la mobilità sostenibile all'interno dei centri urbani. Il tema della mobilità sostenibile a noi interessa particolarmente perché veniamo da Palermo, che è una delle città più trafficate in Europa, e l'idea di utilizzare un meccanismo di gioco, quindi di gamification, come si dice in questi casi, per convincere le persone a comportarsi in maniera più sostenibile, è una sfida che ci piace tanto, che stiamo testando non soltanto a Palermo, ma anche in altre città all'interno di un bando di ricerca e innovazione Horizon 2020, quindi di ricerca europea, e speriamo di contribuire nel nostro piccolo a migliorare un po' la mobilità urbana, non soltanto a Palermo, ma anche in altre città in Europa. Uno dei nostri approcci è quello di essere molto orizzontali, quindi di avere una metodologia che è quella del design incentrato sull'utente e una finalità, quella dell'impatto sociale. Poste, diciamo, questi due, diciamo, grandi punti fermi, gli ambiti su cui cerchiamo di fare la nostra ricerca sono molto diversi. Uno del progetto Citevitù Borgo Vecchio Fatto è un progetto di rigenerazione urbana che utilizza l'arte, in particolar modo lo street art, come strumento da un lato per migliorare i quartieri, dall'altro come strumento di educazione non formale, quindi per coinvolgere i giovani, soprattutto i bambini più piccoli, combattere la dispersione scolastica e cercare in un certo qual modo di coinvolgere i più piccoli in un'attività creativa che poi serve anche come attività educativa. È un progetto che abbiamo fatto finanziandolo in maniera totale tramite una campagna di crowdfunding che abbiamo fatto circa 3 anni fa. Ancora oggi, quando possiamo, facciamo delle piccole raccolte fondi, piccoli progetti a spot. Borgo Vecchio è un quartiere molto problematico di Palermo, come ce ne sono tanti, non soltanto nella nostra città, ma in tante città nel mondo. Il nostro progetto è una goccia nel mare perché non risolviamo i gravissimi problemi di questo quartiere, però ci piace perché dà l'idea di come con poche risorse e con la creatività si possa fare qualcosa veramente di concreto e di misurabile. Quindi è un progetto a cui siamo noi, anche noi molto legati, e che puntiamo a portarlo avanti anche nel tempo. L'Italia che cambia? Domanda difficile. La nostra nazione, la nostra regione, sono delle realtà con molti problemi che necessitano di innovazione, necessitano, diciamo, di cambiare un pochettino passo. Io penso che questa sia una cosa fattibile, è un percorso molto complicato, lo si può fare scommettendo ovviamente sulle persone, avendo molta pazienza, avendo progettualità e visione. Bisogna mettersi assieme perché siamo tutti molto piccoli e da soli non ci riusciamo, però l'idea dell'Italia o della Sicilia che cambia sono quelle di persone che decidono di non andare all'estero, ma di restare nei territori, di lavorare per migliorare la situazione con tanta pazienza, con la voglia di collaborare.
perdendo un po' di quello che può essere il successo personale, ma guadagnando sotto forma di comunità, che credo sia la cosa che ci può permettere all'Italia, alla Sicilia o a Palermo o a Piazza Sant'Anna, all'ufficio di push, di cambiare, di migliorare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.